Opinioni assolutamente rispettabili, tutte. Riguardo al burnout, praticamente quando il lavoro ti si rivolta contro, cerco di spiegare, qui uno chiaramente in un momento della sua vita ha una rivolta verso il proprio lavoro, ma non porta necessariamente a violenza. Quindi c'è questo, il burnout è una cosa un pochino più complicata e un pochino più strutturata, la sindrome del burnout per essere interpretata nella maniera in cui lo stavo dicendo. Per quanto riguarda il discorso, assolutamente forse quello a mio avviso che avevamo evitato, cioè c'era sfuggito, di cui parlava Sergio Campo e che a mio avviso invece andrebbe un attimino ripreso, riguarda i test e quello che ben fatto a questi insegnanti nei periodi per essere assunti e compagnia. Purtroppo è vero, intanto è vero che i test psicoattitudinali dicono fino a un certo punto, e quindi magari uno può essere al test psicoattitudinale, io sono, anche chi mi conosce sa che io odio i test psicoattitudinali perché vengono disattesi in maniera costante. Lavorando col tribunale si fa spesso l'uso di MMPI, il dottor Albertario sicuramente ne ha conoscenza, di MMPI, di test di personalità, di Rorschach, che poi alla fine soprattutto nei test di personalità viene fuori che questi test vengono, cioè ci sono delle scale di validità che poi vengono assolutamente poi fregate, fra virgolette, cerco di usare termini il più possibile comprensibili. Cioè ci sono scale FKL in cui viene misurata una certa frequenza delle risposte, Giulia lo sa, viene misurato e studiato il modo in cui uno si pone al test, quindi spesso e volentieri si pongono in maniera difensiva e questo sì, a volte viene fuori per usare un termine che piace tanto a lei, le bugie, l'AI, il termine L, cioè le scale di validità, quindi il problema è che vengono fatti una volta sti test, se vengono aggirati una volta, tanto ecco, io potrei essere assolutamente favorevole al fatto che come avviene in altri ambiti di lavoro pubblici, queste persone vengano sottoposte con regolarità a degli screening. Cioè, nel senso, perché su una cosa sono assolutamente d'accordo, se nel test nel 2010 è venuto negativo può venire positivo nel 2016,